Si è riunita questa mattina nella Sala dei Baroni la seduta di Consiglio Comunale monotematica dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'occasione da parte dell'amministrazione cittadina per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti. Abbiamo, devo dire, una serie di progetti importanti sul PNRR che vanno dal verde pubblico al trasporto, con finanziamenti molto importanti che riguardano tutta una serie di completamenti del piano di trasporti cittadino con la nuova linea 10 che raggiungerà Afragola, la TAV di Afragola. Abbiamo poi investimenti importanti sul ciclo dei rifiuti, sull'aggiornamento e la manutenzione della rete idrica. Cioè, ci sono veramente, insomma, risorse significative per fare un ammodernamento delle infrastrutture della città, di cui noi abbiamo molto bisogno, perché sono tanti anni dove non si investe in maniera sistematica proprio sulle infrastrutture della città. C'è stata una grande cooperazione istituzionale, questo ci ha consentito poi anche insieme alle partecipate di poter presentare veramente un pacchetto di progetti importante, e i risultati ci premiano, perché Napoli è riuscita a recuperare grazie a un confronto serrato ma molto positivo con tutti i ministri che ho condotto personalmente. Siamo riusciti ad avere risorse significative. Assicurare la bontà del progetto, dell'esecuzione, della realizzazione di quello che verrà dopo. Quindi, prima di tutto, oggi sentiremo, ascolteremo con attenzione quella che è la linea politica dell'amministrazione sull'utilizzo dei fondi del PNRR, perché al di là dei singoli progetti ci interessa soprattutto conoscere la progettualità complessiva, e poi su questa linea speriamo sia la più alta possibile nell'interesse della comunità, andremo a verificare caso per caso la concreta esecuzione. Adesso poi la sfida adesso si sposta più avanti, cioè nella capacità di spesa, nel seguire i progetti. Anche questo richiede una struttura tecnica all'altezza di questa sfida, e chiaramente noi siamo fortemente sottodimensionati, quindi il tema del personale, di fare nuovi concorsi, di allargare, diciamo, la platea delle competenze che sono nel comune di Napoli, è estremamente importante. Noi come strategia abbiamo creato anche un accordo forte con la città metropolitana, in maniera tale da poter mettere in comune tutte le risorse tecniche che ci sono e cercare di ottimizzare, che poi anche la città metropolitana è impegnata sul PNRR, e quindi cercheremo insieme di fare il meglio possibile.